Amici laboriosi, siamo nel post commedia con il regista Francesco Amoretto. Allora, come sono andati questi ragazzi? È il caso di dire che è successo che è la quiete dopo la tempesta positiva, nel senso che ci siamo divertiti in scena, il pubblico ci ha accalorati, che ha apprezzato il lavoro teatrale, ha applaudito, ce ne siamo accorti perché ha applaudito al momento giusto, quindi siamo riusciti a non essere stancanti. Praticamente tre atti di Viviani interessanti, nel senso che potrebbero diventare pesanti se la maestria dell'attore non riesce a mandare il messaggio preciso al pubblico, il quale ne viene coinvolto. E noi pensiamo che stasera abbiamo veramente coinvolto il pubblico. Infatti abbiamo intervistato anche qualche personaggio che fa parte di altre compagnie che ha interpretato questa commedia, interpretato commedie di Viviani, e infatti diceva proprio questo, è stato trattato l'argomento in modo anche abbastanza divertente e in modo tale da accattivarsi il pubblico, ecco. Esatto. E quindi è stato un ulteriore attestato di stima. Sì, perché oggi, diciamo così, la vena comica noi ne abbiamo proprio bisogno nella vita, perché la vita ci fa pensare, ci fa vedere e assistere a tante cose brutte, quindi lavorare anche su un testo interessante e da riflettere diventava pesante. Invece devo dire che, come ha dimostrato qualcuno in sala attraverso la vostra telecamera, abbiamo centrato il colpo. Siamo contenti, siamo veramente contenti. Lo dico proprio a nome di tutta la mia compagnia, la quale stimo innanzitutto, e sono contento perché fra di loro ci stanno tanti e tanti giovani, e questa è una cosa positiva. Allora le facciamo un in bocca al lupo per i prossimi spettacoli e sempre bene così. Ok, grazie, buone cose a voi. Anche ciao. A voi.